Cari videogiocatori, care videogiocatrici, ben ritrovati ancora qui su GTA 4 per la settima parte. Ho risolto il problema dell'audio e oggi monterò caricherò il quinto video mentre sto registrando il settimo, ma per oggi che è oggi è 11 giugno. 11 giugno voi avrete la quinta parte, ma io starò già registrando appunto questa qui, la settima. Allora andiamo e probabilmente registrerò anche l'ottava. Visto che oggi ho un po' di tempo, un po' potrò giocare. Allora, devo chiamare, se non erro, Dimitri, perché mi aveva dato il consiglio. Per velocizzare. I have it! Meet me at the warehouse of Mahanet in downtown Broker. Come along. Russian Revolution. Vieni da solo, la cosa non mi piace, eh. Secondo me puzza di trappola sta cosa. Little Jacob. Alright, my brother. Me and them Russians are seriously vexed with you. I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dimitri to collect on the hit. Yo, Nico, you better watch your back, you know. We know you're wicked, but them boys them are some dog ass, you know. I'm not afraid of him. Yeah. A warehouse on Mohanet. I know the one. See around the back. Com'è bravo Little Jacob che vuole venire ad aiutarci. Ve l'ho detto, Little Jacob è un personaggio che mi piace tanto. Uno dei pochi veri amici qui su GTA 4. Se non l'unico, a parte ovviamente Roman, che è suo cugino. Attenzione. Allora, andiamo al vecchio magazzino che puzza tanto di trappola. I russi, secondo me, mi vorranno fare il culetto. O meglio, vorranno fare il culetto a Nico. Tra l'altro è anche un posto isolato. Il ferro ce l'ho? In caso di necessità? Come sono messo? Sì. Vado già con la pistola. Vieni da solo. Ah, eccolo lì, Little Jacob. Quanto pare anche Nico ha già capito l'andazzo. Attenzione, Nico, mi raccomando. Non c'è nessuno? Hey, Nico. Eccolo lì. Glad you could make it. Yes. You got the money? Sure. But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Okay. You are Nico Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up. And left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket. Big time. Hello, Nico. Hello, Mr. Bulgarin. Quanto pare già si conoscono, loro due. I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Huh. My heart is bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Uberiwa. E voilà, c'è anche Little. Era evidente che sarebbe finita così. Grazie a Little Jacob abbiamo un po' di copertura, un po' di aiuto. Allora. E a quanto pare il nostro caro amico Dimitri ci ha venduto a Bulgarin. Ok, uno andà. Arriva. Come viene, restare in copertura e cercare di eliminarli da qua. Non avevo la. Il giubbotto. Dov'è il prossimo? Forse mi converrebbe andare un po' avanti perché non vedo. Ah no, basti. Non è facile sparare da. Okay. Se non si espongono non riesco tanto. Ok. Forse mi conviene andare avanti. Ah, era qui il giubbotto, ok. Mettiti
punto alla testolina? Perché non gli spara? Dovresti beccarlo, so. Cioè, non lo prende. Basta, mi sono rotto, li vado di qua. Ah, uno lassù, non l'avevo visto. Ok. Cioè, la mano la prendi almeno, il braccio? Ok, era uscito, maledizione. Oh, colpo alla testa. L'altro dov'è? Non lo vedo. Ah, è ancora vivo. Oh, adesso è morto. Attenzione. Quello là è esposto, lo posso uccidere. Ok. Posso recuperare magari un po' d'armi. Cos'è, una molotov? Una molotov sospesa per aria. Una molotov in levitazione. Attento, attento, Nico. Un po' mi espongo, quando sono abbastanza distante. Cioè, oh, l'ha preso da... Ah, uno là? Cioè, prendilo di qua, no? Oh. Guardate Nico com'è esaltato mentre spara. Che non è che... Non ho una visuale... Ah, lì c'è una cura. Non mi serviva un granché perché non è che abbia per... Ah, tutto... Ah, sta scappando. Stanno scappando Dimitri e Bulgari. No, oh, la polizia. Dove cavolo sono? Ah, uno è lassù. Ok, è andato. Ok, è andato a... Ah, è ancora vivo, to. No, proprio adesso che ricarichi, to. Cioè, a morire, anche se è duro, to. Vieni, Little Jacob. Cioè, ma chi è che ti sta sparando? Dov'è il nemico, Little Jacob? Non lo vedo, dove cavolo c'è il nemico, Jacob? Ah, eccolo lì. Oh, ho fatto 30, facciamo 31, ammazziamoli tutti. Lì c'è la polizia. Ma ce n'è ancora? Non li ho ammazzati tutti. Ah, un altro là. Ho un colpo alla testa. È andato. Ok, la polizia è lì. E ho due alternative. Sparo i poliziotti. Auto non ce n'è. Quindi... Oh mamma. No, 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 scappa. Troviamo un mezzo e... Ah, là c'avevo l'auto, giusto. Se viene di qua, sperando che il nostro caro Little Jacob non venga arrestato o che non muoia, dovremmo farcela. Ok, già dietro di me. Everything crashed back there. Bombing all over the place. Lose Io proverei andare di qua. Tanto sta, non è il momento di discutere, ragazzi. Niente, mi hanno visto anche di qua, purtroppo. Volevo tentare di mettermi lì in mezzo alle banchine. Ma niente. Dovrò fare una fuga normale. Pensavo di svoltare, di sterzare senza problemi, invece... Ci metterò un po' a sbarazzarmi di loro, sicuramente, perché... è tutta qui la polizia, è concentrata... Devo correre. Si mettono tutti a mezzo. Se vi levate. Scusi. Scusi anche a lei.
scusi, ma sono in fuga adesso, non mi... Allora, dicevo, mi conviene mettermi in una zona sicura, se possibile. Forse andando dritto di qua dovrei essere al sicuro. No, ma hanno già visto, ma... Devo velocizzare un po', scusate ragazzi, ma... Se no resto qui avvitato. Ok, ce l'ha fatta. Non è sta... Ah, stiamo andando tra l'altro nella direzione giusta. Vai al suo bar. Ah, c'è un bar, ha detto il Jacob. Questo non lo sapevo. If I could have killed them all then and there. Just chill, Nico, man. One at a time. One quark of field basket, see? We find a way to meet you. Sicuramente non tutti i mali vengono per nuocere, Nico. Adesso tu sai che Bulgar è lì. E poi. Kill Faust and then he sell me down the river. Just call Nico, the boy is a general, you know, see? He's gonna make his own downfall. That had a monkey clan, the boy makes his poison party one, you see? I will bring Dimitri down myself. I promise you this. E da qui inizia la vendetta di Nico verso Dimitri, che ovviamente però potrà uccidere solo molto più avanti. Siamo arrivati, mi sa che mi conviene o aggiustare l'auto o cambiarlo. Grazie a Jacob stavolta, altrimenti mi sa che Nico non ce l'avrebbe fatta da solo a sopravvivere. Salva. Ok, adesso dovrò chiamare Roman, forse. Puoi chiamare Roman? Infatti, lo immaginavo. Roman. Nico, please come and meet me in the alleyway off of Hopper Street in the EIC. Quickly, come. Roman, what are you doing? Why are you whispering? Well, I'll be there soon. Recati da Roman. Roman, però quest'auto io l'abbandono, vengo con un'altra auto, Roman. Va bene anche questa qui a sto punto. Tum, spacca pure il vetro. Che... Polizia in giro non ce n'è, quindi non dovrebbero rompermi le scatole. Quanto dista Roman? Ah beh, non è lontanissimo, ok. E da qui inizia, possiamo dire, inizia il vero gioco di GTA. Da qui che ingrana realmente la trama e tutto quanto. Non mi sono più comparse le icone di quei personaggi extra da fare, quelle missioncine. Se mi dovessero apparire le farei, ve lo dico, perché me le avevate chiesto. Qualche video fa. Ci penseranno poi quelli della dell'Enel a rimettere il palo. Roman, dove sei, Roman? Roman. Roman, where are you? In here! I'm stuck! Let me out! Shit, man! Ci sei, Roman? I got scared. People started calling the house and hanging up. You weren't answering your phone, what happened? We've got a big problem. Dimitri was not a man of his word. So we're dead? More or less. Everything was fine before yes. You. Yes. Fine, and now this? Thank you! Thanks a lot! It's Vinny! Не видно. What's done is done. Yes, but there's a bigger problem. What? That guy I owed money to, Bulgarin. Yes. È tornato Bulgarin. Guy in Europe, who lives by the Adriatic. Yeah, he's here now. Great. I'm sorry. I've ruined your life. No, don't be like that. We can find a way out of this. Bunch of idiot Russians. I will kill every one of them. No, that's exactly what you won't do. We don't have time for revenge. We can't afford it. What can we afford?
We can lay low and start over. Please. Come on. Let's go back to the apartment. Quindi devo tornare nell'appartamento di Roman. We can pick up our stuff and then get out of here. I'll call Mallory. She might have somewhere we can hide out. Qua? Sì. Ora, adesso Roman è un pochino impaurito, vuole lasciare la zona. Hey, beautiful. Listen, me and Nico are in a bit of trouble. Need to get out of Broker a few days. Any of your cousins have a place we could use out in Bohem? Ah, ci trasferiamo a Bohem. Angel, beautiful and kind. I love you. We'll see you there. Maybe things are not so bad. This I did not expect. E invece mi sa che sarà peggio, Roman, tra poco, eh. Last night I had a dream. Fidati di me. You and I had a place of our own. A place where people come to eat and relax. Classy place. None of this fast food diner bullshit. We own a real restaurant. Tavern. It's a place of distinction, you know? I can't see myself settling down. Not now, but in the dream you met the right woman. She's beautiful. You're like my Mallory. In the dream, Mallory and me are married and... magari un giorno vi sposerete, vedremo. Si vedrà. What the hell? Eh sì, guarda, eccolo qui che ha preso fuoco a quanto pare l'appartamento. Fuck, it's fucking burning! The whole place! I've got to go in! I've got to get something! Leave it, cousin. This place is gone. They burnt it! They fucking burnt it, Nico! Saranno stati i russi, no? Chi vuoi che sia stato, Roman? Anche la polizia investe i pedoni. I know you were. I got here and I had nothing. Nobody. I worked my way up from the fucking dirt. E da quando è arrivato Nico la tua vita è cambiata, no? Anche anche questo sta bruciando. Addio taxi, Roman. I've got nothing left. Not my home, not my business, nothing. They took it all. I'm sorry, Roman. I'm really sorry, but we have to go. E ormai Roman non ci puoi più fare niente. Still have her. And you. Il tuo sogno americano è finito così, Roman. Guardate, anche l'auto bruciata, tutto bruciato. Il sogno americano infranto. You don't, because it was easy for you. You had it all from day one. It took me months to get some cash together. Finally I bought a cab, and then another. Then I got the depot. I slept under my desk at that place for over a year. Then I got the apartment. The apartment you thought was so shitty. Well, it doesn't matter. And now it's gone, along with everything else. I said I was sorry. You have a lot to apologize for. Since you got here, I've noto un certo dissenso da parte di Roman in questo momento. Però sinceramente io al suo posto penserei a fuggire. Che la situazione non ha fatto a nostro favore, Roman. L'ho detto. We went to the bar back home and found it razed to the ground, just a pile of rubble. Everything smashed, except for that one bottle of vodka. Yeah, we sat down and finished it off there and then. Wait, wait, I don't want to talk about back home. We're here in America now. And I should be thinking about my life here. My life, which is ruined. Just drive, shut up, drive. Non è... Chiamo? Ah, era di nuovo Mallory. No, what do you mean? I haven't been crying since my allergies. Andiamo, 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 andiamo. Yeah, trying to impress Michelle or something. They're coming to your cousins, are you there? Great. See you in a bit, beautiful. My dream? It was just that. Io me ne frego, vado avanti. Grazie. No, non ho pagato. Cioè, me l'ha aperto, ma... Vabbè. Io ho fatto una gaffa, eh. Non pagando il pedaggio mi inseguono tutti, ma me ne frego. Su un ponte, chi vuoi che mi raggiunga? Sono talmente veloce, io... Sono già arrivato. Positive, mental... O forse i soldi se li sono presi lo stesso, mi sa, boh. At least they want me dead and not you. I do not think it will be much difference to them, Nico. Non sto tanto leggendo quello che dicono e ascolto ben poco perché sono concentrato sulla guida. We are in this situation.
We must deal with it. Bring on Bohan. Okay. Siamo già arrivati a Bohan, Roman. And have a shower. You smell a little, mature. Puzza di cipolla. Beh, almeno la tiene lontano i vampiri. È Mallory. So, il tuo uomo non verrà morso da una vampiressa. Sure. I'm going out. No, scusate, era l'aglio, non la cipolla. Le ho detto cipolla, non aglio. È l'aglio che tiene lontano i vampiri, è vero. Ok, siamo già arrivati qui. Nuova città, nuova. Adesso dovrò aspettare. Ora è un rifugio a Bohan. Ah, Mallory. Ma che dite? Salvo, già che ci sono, magari un salvataggino potrei anche farlo. Dal momento che sono qui. Perché no? È arrivato un messaggio da parte di Brucey. Nota bene, ho sentito Roman. Vieni presto, bello. Abbiamo bisogno dei tre peggiori figli di puttana di tutta Liberty City nella stessa stanza insieme a spaccare. Non sto scherzando. B. Ah, è già disponibile Brucey, ma però adesso salvo. E andiamo da... No. Ah, pensavo che si fosse buggato per un attimo. Allora, salva e andiamo da Mallory. Ma l'idea sarebbe di andare da Mallory prima. Poi da Brucey si può sempre andare. Una missione vale l'altra, dopo tutto. Tanto sono tutte da fare per finire il gioco. Vabbè, no, quelle principali. Allora, Mallory che dovrebbe essere a due passi da qui, sì. Pardon. Ma sì, ma chi se ne frega di quelle auto? Tanto a me non mi interessa niente. Sono solo qui per fare le mie missioncine. Vivi qui, Mallory? Ancora i vestiti non li ho cambiati. Qui c'è... No, ancora non... nessuna vendita di vestiario. Escuela on the streets. This is the one, man. We're gonna get a really nice shot of them. It's gonna be beautiful. I mean, you caught him. C'è la musica, speriamo che non mi crei problemi di copyright, se no dovrò eliminarla in un modo o nell'altro. Ah, qui c'è il tizio che riprende, sì, mi ricordo. Stanno facendo una specie di zumba. Il ballo. See, it's the streets, man. But people gotta understand the struggles. For real, you know what I'm saying? They gotta understand the struggles, yeah. Sembra... Nico sembra apprezzare... Ah, ecco il Mallory. Era lì insieme a loro. This is my boyfriend's cousin, the guy I was telling you about, Nico. How's my Roman doing anyway? For
guy who just lost his home and his business, who now has a price on his head? Sta benissimo. I love his optimism. So Nico, this is Manny. We grew up together. Hey, yeah. What's up, man? Streets, man. This is the guy biondo, non è biondo, Ro, è Nico. Yeah, great. Listen, Melody, would you give us a little space, please? All right. Okay, yeah, great. So you know, streets take no prisoners, right? But, you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs, you know what I'm saying? Non approva, a quanto pare, Nico. Yeah, well, you know, we gotta clean up some non gliene frega nulla, più che altro. Dopo quello che ha passato, ha anche ragione. Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets of Boaz. Yeah, turn that off. These street criminals are trying to reform their neighborhood. Hey, please, hold on a second. Manny! Sorry. Okay, everyone, that'll be all for today. That was great. Thank you very much. That'll be all for today. Thanks a lot. What are you doing? What are you saying? We gotta get some of these dealers off the streets, man, you know? And I want him to know it was me, man. Fine, just don't point the camera at me when you're doing it. Well, that's my testimony, man. Ha sfasciato la camera. Would you help, please? Telecamera. Look, I got money. Videocamera. I got money. In which case you've got help. Good, all right. Hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's no good? Just don't even... All right, okay, well, listen, look. Here's what we're gonna do. We're gonna get all these dealers off the streets, and we're gonna kick their ass, and they're gonna know it was me. Yo, ci serve una macchina. Ok, bro. Bella zio, andiamo. Oh, prendo un'auto. Ah, prendo la mia, questa qua. No, non è la mia, questa qui, l'ho confusa con la mia. A quanto pare suona pure. Aspetta un attimo, non vorrei attirare la police. Ok, posso andare con questa bellissima auto. She and your cousin is together now. I love that girl, man. I love her, man. Your cousin better not be messing with her. Quasi parenti, non si sono ancora sposati, Roman e Mallory. I think that's as much of a decision of Mallory's as it is Roman's. I don't know if he's grown up enough to make a good husband. What's it to you anyway? I didn't know you and Mallory was dead. The dealer and his drug wagon are up there. Pull up behind and we wait. Ho suonato troppo avanti. Manny's close to everyone who grew up on the streets of South Bohan, man. They're my people, alright? Sure. Ok, l'importante è che non fai come Vlad che ti fai Mallory, eh. Però dovrò ammazzare anche te per... Con piacere mio cugino Roma. Ah, sali. Ah, devo su dal veicolo. Devo provare a rimanere dentro. Cioè, da qui a lì potevate andare anche a piedi, ragazzi. Invece no. I signorini vogliono l'auto per fare 2 metri. Ecco lì lo spacciatore. There he be. We got to follow him to them other leeches, man. They be sucking the damn life out of these streets. Ah, quindi da lontano devo seguirlo, ok. Non devo stare troppo vicino, ma neanche troppo lontano, perché altrimenti lo perderei. It's 2 car lengths, right? That's how far you stay behind the woman when you're harassing her? È la prima missione di pedinamento questa? A parte lo spacciatore a piedi. Che poi non lo posso neanche perdere il tizio, perché ce l'ho anche sulla minimappa. Anche andando piano mi basta guardare giù. Che bravo, rispetta i semafori. Questi sono schiantati. L'ha tamponato da dietro. Un altro, boom. I can feel them flowing through my veins. You sound like you got something else in your veins. Man, I ain't touched that shit in years. Who you been talking to, man? I'm clean, man. Serene. Fucking serene. Oh, I'm sorry. You ever thought about doing some TV? You might be able to get a series of the back of mine, you know? Nico, Bellic, Street Justice, bro. Not really my scene. Just wait till you see your face in the screen. Nico preferisce fare il malaffattore. Yeah, I always wanted to be a well-known idiot. Preferisce fare i malaffari. Why you want to clean up the streets so bad? What's your passion? Do you tell them to get famous? It's for the love, man. They know me because I help people, man.
I'm all love, caring for these streets. Ok, continuiamo a seguire lo spacciatore senza farci vedere, dare nell'occhio. Per ora sta filando tutto liscio come l'olio, senza problemi. Non ho alcuna difficoltà a seguire il nostro pusher. Forse è arrivato? No, ancora no, non c'è le auto. L'ha tamponato così. A fretta adesso. Basterà la distanza? Sì, sono abbastanza lontano, non mi dice nulla. Intanto mi guardo intorno, ammiriamo il bel panorama. Volete comprare quest'auto che... No, un furgoncino? Camioncino, furgoncino? Se volete lì. Chiamate il numero in sovraimpressione e sarà vostro. Andiamo. Ancora lì. Sì, ma se non vai, bello. Vai, no? Dai. Adesso lo so, resterò qui 2 ore. Mi era già successo una volta nella versione Xbox e il tizio non andava mai avanti. Perché si è buggato. Mi sa che mi tocca rifare la missione a questo punto. Non lo so, quello è lì che ha messo la freccia ma sta fermo, vedete? Porca di quella miseria. Allora, non so che fare. A parte indietreggiare un po'. Le auto rimangono lì? Eh sì, rimangono lì purtroppo. Porca di quella zozza. Allora. Provo. Vediamo, non garantisco nulla. Ma di lì non posso andarci. Cioè, se torno indietro mi darà come errata la missione. Devo provare ad andare da qualche altra parte. Io provo un po' a indietreggiare, ma non servirà a nulla. Forse serve, forse no, boh. Niente, mi sa che se... Ah no, è andato, ok. L'ho recuperata la missione. L'altra volta invece avevo resettato, avevo ricominciato. Perché quando fa così fa girare un tantino troppo le scatole queste cose. Gli inseguimenti, i pedinamenti non mi sono mai piaciuti. Non gli inseguimenti, gli pedinamenti solo, perché gli inseguimenti non mi hanno mai creato problemi. Adesso ho perso solo qualche minuto, vabbè, pazienza, non è la fine del mondo. Male che vada, posso sempre fare un taglio, no? Se la puntata è troppo lunga. Quello tra un po' mi fa scoprire. Esatti, suoni con il clacson, te. Oh, si è fermato. Parcheggia l'auto dietro. Ok, adesso posso anche avvicinarmi che lui non... E tu mi riprendi, vero? Ti piace guardare? Mentre io faccio cose. Non quelle cose, ma altre cose. It don't matter who gives it. I, for one, ain't in this shit for the ego trip. You taking my money, aren't you? Be my voice. I'm gonna go back and get Jay. Ok. Lo spacciatore è entrato nel magazzino. Prendilo. Prendo con la pistola. Con la Molotov, con il mitra, con l'Uzi. Beh, quello che c'ho, uso. E fantastico, la porta è chiusa. Quindi devo entrare dal retro? Da qui si entrava forse, no? No, non era da qui. Dov'è che si entrava? Non mi ricordo. Non c'era tipo una finestra? Ma forse da qui si entra. No, finta porta. Non mi ricordo sinceramente. Di qui? No, neanche questa.
Scusate, sapete dov'è l'entrata di questo stabilimento? E la porta è chiusa, ovviamente. Manny, che cavolo vuoi? Quando all'estate ti chiudono una porta, ti aprono una finestra. Saltaci dentro. Quale finestra? Di qua, dici? Ma la devo sparare, posso? Infatti ha rotto la polizia, ha rotto le balle. Oh, uno è andato. Due è andato. Oh, porca miseria. Ah, non ancora vivo. Un colpo morto. Facciamo. Beh, no, un colpo morto proprio. No. Che sei lì. Mi sono esposto un po' troppo. Ok, questo è andato. Il fucile a pompa giù? Non ce l'ho, mi sa, il fucile a pompa. Mi accontenterò della mia fida pistola, tanto va bene anche quella lì. Non mi lamento. Quello c'è il fucile, ma da quella distanza mi sa che col fucile, amico, mi puoi fare ben poco, eh. Quello cos'è, un esplosivo o no? Quello forse è un esplosivo? No. L'ho scambiato per un esplosivo, so. L'ultimo, ah ok, lì. Ok, intanto la polizia non rompe più le scatole a quanto pare. Prenditi tutto. È roba gratis, Nico, quindi direi di prendertela. Tanto non ti costa niente, eh. Ok, questa qui cos'è? Bibite, cos'è? La Sprite. Esci dal magazzino. Quello è rimasto lì sopra, benissimo. Vietato fumare. Ah, una bibita? Bevi che ti disseta. Ah, e ti dà anche la vita, voilà. Non posso uscire da qua, devo uscire di nuovo dalla finestra. O forse si può aprire la porta, non mi ricordo. Si può aprire? Sì, si può aprire, ok. Ecco. Arriva proprio quando è finito tutto, bravo, montato ad hoc. Il cameraman dietro lì. Was it a good mixture of that sadness and resolve? You looked great. Great, yeah, let's do it. Okay, from the top? Yeah, right here. Wait, where are you going? More senseless death and the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Manny Escuela. That's right, follow me. We'll be prepared. Street life ain't pretty. C'è paga Nico perché affinché ammazzi delle persone, poi lui va lì, le riprende, fa... La telecronaca. Beh, è furbo, no? Il nostro Manny. Allora, io andrei a sto punto da fare ancora una missione da Brucey. Però Brucey è lontano. Magari prenderei il taxi a questo punto per fare prima. Se trovo il taxi. Little Jacob? Ciao. Sono ancora irritato da quel figlio di un cane di Dimitri. Hai dimostrato un'abilità alla guida senza pari per portare io e tu via di lì. Da lì. Stai in guardia. Pace. Sì, ma il taxi? Taxi? Taxi, taxi? Taxi, taxi, taxi. Non c'è nessun taxi. Quando serve un taxi non c'è. Ok, questo mi ha buttato per terra. Mi servirebbe un taxi. Non posso chiamare il taxi? Aperitivo, bla bla bla. No, non voglio. Roman non può più
Un taxi. No, no, no. Non voglio chiamare nessuno. Vai giù, vai giù. Vai, vai, muoviti. Nico, muoviti. Come on! Fermati qui. Maledetto. Da Brucey. Brucey, vai. Ok. No, è comodo anche il viaggio in taxi, perché se sei lontano è sempre meglio che andare in auto e guidare. Invece col taxi schiaccio, poi schiaccio ancora e salto il filmato e sono subito lì da... Dimmi... No! Scusate, stavo per rispondere a Dimitri. Vabbè. Tanto era solo di insulti. What? Hit me, come on! Qua. Colpiscilo, ma non to... Nico, you wanna go on a date? Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! Un uomo. Non è di quella sponda, Nico. Owes me a lot of money, and the dick won't pay. Instead he said he's gonna have me kill that bitch. Hi-ya! Sempre esaltato il nostro Brucey. Si è spaccato la testa adesso. Forse ha bisogno di due punti, Brucey. Qualche punto in più di due, anche 10. He's a serious cock hound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So I'm just doing your profile. Farò ancora questa missione, poi può anche bastare, direi. I am a vulnerable guy who needs to be held by big strong arms. Yeah. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nicky. I need you. È un... And I will pay heavily for this. Orsacchiotto, okay. Il nostro Nico. And Roman, the cousin. Ha bisogno di braccia forti e possenti per essere riscaldato nel suo cuore. Vale, questa sarà una missione divertente. Vai all'internet caffè. Che però è... No, non è poi così lontano. Bene. Prenderò quest'auto se non dispiace a nessuno. Beh, perché non l'hai presa, Nico, adesso? Pum, spacca tutto. Quello lì è un coso, eh. Secondo me è un centauro. Fuori forma, ma pur sempre un centauro. Va bene, dai, non pensiamo ad altro. Andiamo solo dritti all'obiettivo, ovvero all'internet caffè. Andiamo a rispondere al tizio e fissare un appuntamento con lui. Sarà sicuramente una missione sempliciotta. No, ecco. E l'ho rimessa in piedi? Incredibile, guardate lì che giocoliere che sono. Sono riuscito a rimettere in piedi l'auto. Nico potrebbe lavorare in un circo. O fare lo stuntman. Brucey. All right, man. Brucey? I'm at the internet cafe. What now? The website is Love Meat. Go to it, bro. The guy you want to date with is French Tom. Tom as his screen name. Francese Tom. Animal, man. Eat him alive, okay? Ok, va bene. Se non erro, questa missione è divisa in più parti. È una missione... Ciao. È divisa in più parti. Forse ci sono anche delle mail. Infatti, leggiamo anche le mail, già che siamo qui. Questo è lo spam. Da notare che queste cose qui non le hanno tradotte in italiano. Sono sempre sottotitolate in inglese, scritte in inglese. Roman, Michelle. Ascoltami, cugino, dovresti chiamare quella Michelle. So che le piaci e hai bisogno di un po' di attenzione. È una bella ragazza, il suo numero. Chiamala più tardi, Roman, ma io non ho voglia di chiamarla perché tanto alla fine sapete già come andrà a finire con Michelle. E chi non lo sa, lo scoprirà. Grazie per il suggerimento su come si fissano gli appuntamenti. Sempre Roman. Qui.
Nico, che bello vederti online, cugino. Ed è altrettanto bello sapere che sei qui in questo paese, al mio fianco. I Bellic faranno vedere a tutti di cosa sono capaci insieme. Diavolo, se quei due stronzi dei nostri padri potessero vederci ora, si rigirerebbero nella tomba. Che si fottano. Ce l'abbiamo fatta, cugino. Questo paese è manna dal cielo. Ascoltami bene, tutto questo sarà nostro. A più tardi, Roman. Ok, crede ancora nel sogno americano, Roman. Hai rubato gli steroidi a Bruce, cugino? Prima dovremmo pensare a saldare i debiti. Anche Bruce mi ha scritto. Bello, volevo solo dirvi che... Bello, volevo solo dirvi che oggi ho battuto il mio record di flessioni, 2000. Grande, Bruce. Sono geneticamente avanti. Sapete cosa voglio dire? Vi amo tutti. Sono così pompato che ho voglia di strappare la trachea a qualcuno. Comunque, se qualcuno vuole uscire e andare a molestare qualche cagnetta in calore... o più in generale a spaccare tutto, mi faccia sapere. Vi amo tutti, pezzi grossi. PS, mamma, mi spiace, non riesco a venire da zia. Judith, domani, hai fatto il bucato? Hai fatto il bucato? PPS. E voi zoccoli, date un'occhiata al mio sito, è fantastico. Ci si becca, Bruce Kibbutz. Rispondiamo, ma... questo perché scriverlo a me, dalla mail di sua madre che non ce la fa, della zia, delle zoccole, vabbè. È veramente bisogno di aiuto. Sono d'accordo con... Ossan. Ehi amico, come te la passi? Hai deciso di rimanere a Liberty City? Come sta tuo cugino? Io sono rimasto. Ho sentito dire che sono rimasti tutti. Hai saputo del povero capitano? L'hanno ritrovato morto a causa dell'alcol nel fiume. Quindi vabbè, trincava troppo. Chissà se gli altri si sono imbarcati di nuovo. Chissà se quei cinesi sono riusciti a spacciare l'eroina, che teoricamente stavano segretamente contrabbandando. Ad ogni modo, io sono salito su una nave e adesso sono in Florida. Ah, quindi nel caldo della Florida con un bel sole, invece noi a Liberty City nello smog con i russi che ci vogliono morti. Va bene. Sono invidioso per Ossan. Ma ho intenzione di tornare presto. Forse potremo incontrarci. Forse potrei trovare lavoro vendendo borsette tarocche a Salford. Si possono fare un sacco di soldi, roba da matti. Il tuo amico Ossan. Oh, riscriviamoci, così contento. Mi fa piacere sentirti, Ossan. Sono rimasto. Fammi sapere quando torni in città. Poi, Milik. Quindi la madre. Milika Bellic. Figlio mio. Mamma, questa è bella lunga, ma la leggo lo stesso. Ormai siamo qui. Nadam, Seda Sidobor. Ma è tutto in. Nadam, Seda Sidobro. Americi. Vabbè, questo non lo so. Spero che questa mail ti arriva e che tu rispondi. Mi manchi, ora scrivo in inglese, che sei come Roman. Lui dice che parlate sempre in inglese adesso. So che è meglio per te girare mondo, stare lontano di qui. Ma lo stesso mi manchi, tutte le mamme devono farsi mancare i propri figli. Non sei più suo mare? Hai smesso per sempre con quella vita oppure la ricominci un giorno? Torni mai a casa da me? Mi si riempie il cuore di gioia al pensiero che tu e tuo cugino siete insieme e vivete una vita di successo in America. Allo stesso tempo mi si spezza cuore al pensiero che non sei mai qui. So che vita non è stata facile per te, Nico. So che hai avuto molti problemi e so che hai fatto cose sbagliate, ma ti prego, sai che sono tua mamma. Io non giudico te. Giudico mondo per averti fatto diventare quello che sei, quello che, che ha molto da dare alle persone, quello che ha principi, quello che ha sempre cercato di vivere nel modo giusto. Qui la vita è sempre la stessa. Persone litigano, agricoltura soffre, paghiamo tasse per nuovi edifici del Parlamento e per iniziative governative. Noi viviamo con povertà, per gente di campagna è vero che mondo è paese. Scrivi per favore. Mamma, vabbè, scriviamo. Cara mamma, grazie per la tua mail. Mi fa sempre piacere ricevere le tue notizie. Il tuo inglese è ottimo, meglio del mio comunque. Mi dispiace di non essermi mai comportato da figlio, modello, di non essere lì a prendermi cura di te. Ma sai che non posso tornare a casa. Se lo facessi, causerei solo problemi. E riaffiorerebbero brutti ricordi per entrambi. Roman sta bene, sta vivendo il sogno americano. Ma non direi proprio, Un sogno, appunto. Solo nella sua testa. Ah, ecco perché. Come tutti i sogni. Ok, c'è ancora un'ultima mail da leggere. Leggiamo l'ultima. Sempre Bruce. Ah, è la missione, ok. Questa è per accettare le missioni di Bruce, ma... non mi interessa. Ok, devo andare nel sito. Qual era il sito? Non mi ricordo dove era il sito, ragazzi. Ve lo ricordate voi? Dice, ah, trova l'amore qui. True love. Io devo cercare ovviamente dei maschi. Eccolo lì, French Tom. Con la rosa.
Nico. Vogliamo vedere cosa ha scritto a Nico, per curiosità? Facciamoci due risate. Non posso chiedere l'appuntamento a me stesso, ovviamente. Luogo Liberty City. Lavoro pieno di soldi e sesso gay. Corporatura atletica. Parlo di me. Sono un uomo vulnerabile che ha bisogno di essere stretto da braccia grandi e forti. Sono in cerca di qualcuno che si prenda cura di me. Voglio sentirmi dire che per lui sono l'unico uomo al mondo. Sono ricco, sfondato e voglio spendere tutto per il primo uomo che incontro. Ehi, bello, così tanto grano che potrei aprire uno stand per popcorn e sfamarci il terzo mondo. Quando si gira con me, non ci sono freni. È così che si fa. È così che io faccio. Vabbè, mi piace. Devi avere muscoli delle braccia ben definiti, deltoidi, dorsali e tricipiti definiti sono un must. Praticamente Bruce è il tuo tipo, Nico, in questo caso. Soldi, dollaroni, baby, tutte queste cose qua. Gli uomini che lasciano che sia io a pagare il conto, i gioielli, i corpi, sì cazzo. Mi fanno bene anche quelli che usano il testosterone dello squalo toro, purché non abbiano palle strane. Allora mi sa che Bruce, perché ha le palle strane, non va più bene. Non mi piace, le palle strane. Al primo posto a me. Quelli che si prendono i soldi e poi si nascondono e pensano che non verranno mai scoperti. Scherzo. Le figone da paura, le tette e tutto ciò che è etero. America Next Top Hooker. Se quello spettacolo lo facessero con i maschietti lo guarderei. Chiedo un appuntamento a me stesso. L'ho fatto, ma no. Vabbè, andiamo da Tom. Dov'è Tom? Tom? Eccolo. Ah, si sposta ogni volta. Vabbè, leggiamo anche quello di Tom, non lo so, già che ci siamo. Corporatura figo, sesso gay. Tesoro, ti dirò tutto su di me, quanto e se avremo un appuntamento. Se ti rispondo adorerai ciò che vedrai, te lo assicuro. Tuttavia, è probabile che tu sia un vecchio ciccione disperato che può permettersi di mangiare soltanto a Burger Shot. E indovina un po', se sei davvero così, il francesino non può che dirti bon voyage. Mi piacciono i soldi e dei muscoli ben definiti. Praticamente gli piace Nico. Mi piace, mi piace. Le celebrità, essere straordinario, essere coccolato, cantare quando sento le canzoni dei musical, dei burlesque, le solite cose. Ho sentito molti parlare di questa cosa, il lavoro, mi sa proprio che non fa per me, non mentirò, sono una a cui piace viaggiare gratis. Uscire con un uomo, con uno che può permetterselo è un lavoro abbastanza duro, quindi perché non dovresti pagarmi per farlo? Ne varrà la pena, e strizza l'occhio, fa l'occhiolino, non mi piace. Le persone finanziariamente a pezzi, quindi i poveracci, i barboni a lui non piacciono. Quelli che dicono viva la ciccia e gli esteticamente inferiori. In americano si chiamano poveri ciccioni e brutti rispettivamente. Penso abbiate capito, se volete stare con me farete meglio ad avere i soldi ed il fisico. Ok, caro French Tom, vi diamo un appuntamento. Tom, mi ha mandato una richiesta di... disconnettiti. Mi sa che la missione per ora si interromperà qui. Perché se si interrompe qui... Ok, si è interrotta qui la missione di French Tom. Lo so, è stata una missione un po' pallosa, dove ho letto un po', ma... ci può anche stare una volta, no? E vabbè, tu che mi investi, dovrei spararti. Toh, adesso vi faccio scappare, andate, so. Oh, così imparate. Va bene, questa era la settima parte dedicata a GTA 4. Io vi lascio qui. Nella prossima andremo avanti che... se tutto va bene registrerò subito dopo questa, perché ho ancora del tempo. Quindi ci rivediamo al prossimo video. Ciao.